Pronti? Allora, fa male per avere un derby in questo modo. Fa male sì, perché ce lo siamo giocati a viso aperto, a mio avviso dall'inizio alla fine abbiamo dato tutto contro una delle squadre più forti del campionato e perdere così dà fastidio, sì, purtroppo dà fastidio. Perché forse non si meritava sicuramente di perdere una partita giocata a viso aperto per tutti i 90 minuti. Magari dopo la vittoria di giovedì sera a Carpi, magari si aspettava anche uno slancio psicologico diverso, magari arrivare a questa partita nelle condizioni migliori, soprattutto mentali e non fisiche, perché ovviamente avete speso tanto giovedì sera, magari non eravate lucidissimi. Ma certo, sì, sicuramente questa settimana si è speso tanto fisicamente, però moralmente, mentalmente siamo arrivati belli carichi, infatti si è visto che subito pronti via, siamo partiti forte, abbiamo giocato a ritmi alti per tutta la partita, forse abbiamo forse un po' calato solo gli ultimi 5 minuti del primo tempo, però ci può stare, però per il resto tutta la partita abbiamo spinto al massimo cercando di portare a casa questa partita. Come ne esce il Modena da questo tipo di partite belle vostre? Come ne usciamo? Ne usciamo che purtroppo questa partita, che magari siamo arrivati bene con 4 punti, con un pareggio, una vittoria. Questa purtroppo a livello di risultato non si poteva sbagliare e quindi cioè, questo ci fa male, però se giochiamo in questo modo possiamo portare a casa dei punti nelle prossime partite, qualche vittoria in più sicuramente. Sinceramente dalla mia, cioè, ero là e non ho visto bene, vorrei rivederlo perché ero un po' in pressione sulla punta, cioè sul lancio, poi non ho visto come si è svolto, quindi non so, lo rivedremo sicuramente. Posto, ragazzi, grazie.